Ok, si era bloccato l'audio. Voi avvertitemi sempre quando l'audio si blocca e quindi abbiamo preferito bloccare la live e avviarla di nuovo. Va bene così? Va benissimo, va benissimo. E certo, dobbiamo cominciare. Però non è che puoi abbandonare la mamma e andartene. Perché Ho devi detto, cominciare. devo cominciare. Ti senti, amore? Ti facciamo allattare poco poco? Hanno fame. Ma mamma ora non ce la fa allattare i piccolini. E te devi qua a calduccio. No, no, non succede niente, amore. Che hai sentito? Che hai sentito? No, che hai sentito, amore? No, no, nessuno te li tocca, amore. Qua sono, qua, piccolini, belli. I tuoi sono, amore, i tuoi, sì. Fai il terzo, dai, muoviti che hanno fame i piccolini. E fai il terzo piccolino, dai. Dai, fallo. Perché se no ogni volta che si avvicinano a mangiare tu ti muovi. Ciao, ciao a tutti, ciao Stefania, ciao Ilaria. Abbiamo scoperto il padre. Non era bimbo. Non era bimbo. Qua dobbiamo capire ora quale tra i due padri, se Rambo o Rocky. Guarda, il primo che gli è rimasto un pochettino la placenta, un pochettino starnutisce. È entrata l'acquetta nel naso. Realtà, vogliono venire da te. Da te vogliono venire. Se non si sente, avvertitemi che chiudo. Come nell'altro live. Hai capito? I cuccioli allattati ad aprile se la sono fatta con la mamma allattata a luglio. Allattato con allattata. Quello vuole mangiare e sta andando nella parte di dietro dove lei sta partorendo. Qua, amore, qua. Qua, tesoro. Non ti danno tempo, mammina, di fare l'altro. Ecco qua, ecco qua. Mettiamogli. Questo è il primo. Vai, Lea, esci, dai. Anzi, che ancora si alza. Grazie che mi avete avvertito che non si sentiva nell'altro live. Infatti ho detto io, manco posso rispondere. Ho preso e ho chiuso. Si sono attaccati, titini. Ora dobbiamo fare il terzo. Primo e secondo. Era rimasta dentro la testa e l'ho stappati. Gli ho tagliato i cordoni che non ne ha mangiato uno di cordone, manco mezzo, vero amore? Manco mezzo cordone si è mangiato. Ora devo uscire l'ultimo, amore, eh? I piccolini sono nati. Ciao Sara. Per ora siamo a due, stiamo aspettando il terzo e abbiamo già capito che non era bimbo. Sto giro gli abbiamo dato la colpa a quel poveretto di bimbo. Ora dobbiamo fare l'ultimo, mammina, eh?
Non è che puoi stare così in trazione. Grazie Stefania. Lei come tiene le zampine dritte. Questa mammina giovanissima. Ma che ha fatto stamattina? C'era Giusy che era sconvolta. Sconvolta per come mi gridava, mi chiamava. Voleva che a tutti i costi stavo dentro casa. E gli faceva: amore, devo pulire, non posso stare con te. Sta sforzando, stiamo per fare il terzo, brava amore. Spingi amore, brava, brava, brava mammina. Brava amore, spingi, spingi, guardate come spinge mammina. Brava amore, spingi tutto. Questi si sono attaccati e ciao. Forza amore, forza che ce la fai amore. Ormai restiamo in live fino a quando non nasce il terzo, eh? Io non è che posso andarmene di là e pulire gli altri gatti e pensare che questa sta partorendo e non sono qua. Già per questi due gli ho dovuto tirare la testa e tagliare il cordone. Zitto, 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 zitto. Ecco, la testa, ecco qua. A posto, lavalo, amore. Laviamolo subito il musino. Eccolo, 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 questo è tutto nero. Eccolo, il musetto, sì. Asciughiamolo. Sì, vada mamma, vai. Almeno uno nero come la mamma. Dammi la carta, avvicinami la Non è carta. proprio una zocca sta figliola. Tutte se le è fatte nel cortile. Tieni. Ua, ua. Dai, il terzo è tutto nero. E voglio vedere quando apre il comune martedì chi è che non va a presentarsi come padre. Mi Speriamo faccia che dalla casa. l'ultimo. No, Catrin. Mi distruggo. Speriamo veramente che sia l'ultimo. Già tre. Mamma! Già tre sono troppi. Tre numero giusto. Va bene, io ho da fare. Eric. Daniele. Non sono un capitato compagnia. No, No, lo so che non mi dai compagnia. no, secondo me metti un esito. Che dici? Zoccolina Eric, ha scritto Angela. Chi? Angela ha scritto Zoccolina Eric. Si vede che tu hai detto involontariamente Zoccolina. Sì. E Angela l'ha scritto. Scusa, uno bianco e nero, uno è nero, uno è viola, uno è rossiccio. Ma che vita. Ma poi, giorno oggi di Natale, Cine Daniele. l'ha scelto.
porta c'è. Brava mammina. La lampada l'hai fermata col gancio? Adesso che metto il cavetto di qua, perché dovrebbe essere scaricato così. Ah sì, ora ci vogliono i nomi, è vero. Klaus, Noel, David. Bello, è vero. Eric invece diceva Gesù, bambino. Gesù è bambino. E cresce chi è? Presente. Cresce. Comunque, molto più belli questi nomi. Klaus, però Noel già c'è. Stefania, Noel già ce l'abbiamo. Klaus ci manca. Navid non c'è. E quindi due nomi ce l'abbiamo. Ci manca per il terzo, che non sappiamo ancora né se è maschio né se è femmina. Ancora... Se è femmina vogliamo Maria. Maria, Maria. Maria. Mary. Oppure l'Arcangelo Gabriele. Prese albero. Ah, senti i nomi di Eric, presepe, albero e cammello. Nocciolina, vieni qua. Vieni qua. Mamma, che stai facendo, mammina? Lo stai lavando il nerino? Tutto, tutto lo stai lavando il nerino. Non ci fa vedere niente, mammina. Si è messa di spalle e non ci fa vedere più niente. Non ci fa vedere più nulla, mammina. Sta lavorando a pulire il nerino tutto. O nerina, non sappiamo ancora i sessi. Io che pensavo per il 28, il 29, mai avrei pensato 25, mai, 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 mai. Sei preoccupato? C'entri qualcosa tu? Vuoi venire a vedere? Che peseranno 20 grammi, 30 grammi, appena nati quello è il peso. Sta lavorando a pulirlo tutto. Se lo sta pulendo, il terzo gli è piaciuto proprio. Sì, l'ha fatto Eric il caffè. Sento ciucciare. Si sono attaccati. Speriamo che non ne fa più. Così la lascio che se li allatta e vado da tutti gli altri gatti. È vero? Già stanno litigando. Stai zitta!
litigando per le tette. Ancora! Zitta! Sta parlando con i gatti, Eric. Zitta! Sì, infatti, pare che lo sapeva. Più di un'ora comunque che è. Anche se è da mezzogiorno che proprio lei è al travaglio. Da mezzogiorno ha iniziato a preparargli tutta la gabbia. Amore, ce la fai a mangiartelo? Dobbiamo tagliare pure il terzo cordone. Fammi vedere, amore, te li ho tagliati sempre io. L'hai mangiato, bravo. Ce l'hai fatta. Ancora non l'hai asciugata? Stavi mangiando. Tutta la lampadina, tutta la lampadina. Sotto la lampadina. Dalla vocina là, era sembra una femminuccia. Ecco, ecco, ecco. L'hai mangiato, brava, a me il terzo cordone te lo sei mangiato. Sì, amore, sì, sì. È la tua, è la tua, è la tua. È la tua, la asciughiamo bene, bene. Sta mangiando tutta la placenta, mammina. Sì, amore, sì, 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 sì. Ehi! Brava, mammina, che ti servono le forze ora. Forse oggi non voleva mangiare. Nocciolini, vieni, ti spacco. Ma che ha? Chi sta abbaiando? Le persone vanno a trovare i vicini. E qua, e qua, mammina. Il vicino che ancora c'è tutto bagnato. Eccola. Sì, sì, sì. Vatti a attaccare pure tu. Vatti a attaccare pure tu da mammina. La più piccolina, la terza. Sa che femminuccia. Andiamo a trovare una tettina qua. Qua, amore, guarda che bella questa tettina, piccolina come te. Bravo, si è attaccata lei subito, subito si è attaccata. Quanto è brava. Chiudi la luce, Eric, per favore. Chiedimi la luce rossa. C'è pure, non è che sono senza fare niente. Dove è attaccata? Tutta bagnata la nerina. Sa che devo cambiare tutto il paragabbia che avevo messo, che si è sporcato tutto di sangue. No, per oggi non fa niente. Che io l'ho messo a mezzogiorno, questo bianco attorno.
per non fare cadere i gattini. Piccolina, piccolina. Mammina, non mi dire che ne hai un quarto. Dimmi di no. Dimmi che ci siamo fermati a tre. Io questa mi sto asciugando il culetto. Questi vogliono allattare. Mammina, tu che stai facendo? Già si stanno ammazzando tra di loro a contendersi le tette. Manco sono nati. È nato un altro ancora. Sì, brava amore. 4. Sei stanca, amore? No, sono sempre 3, amore. Si è sporcato lui, gli è andato tutto il sangue di sopra. Mi vuoi dentro, amore? Mi vuoi dentro? Con te? Sì. Tutto si è bagnato, amore, che ti è venuto vicino. Gliel'hai partorita la nera sopra di lui, amore. Ti prendo un'altra carta. Chi? Non vi arrabbiate. Speriamo che è finito qua questa esposizione. Questa copertina com'è? Bagnata, amore? No. No, non c'è quarto. L'aveva solo sporcato tutto di sangue e mi sembrava appena uscito. Ma sono sempre 3, per fortuna. Qui e qua, sì. Com'era? I nomi dei re magi? Melchiorre, Gaspare e... il terzo com'era? Melchiorre, Gaspare e Baldassarre. Quelli alla Befana però arrivano. Questi sono arrivati a Natale, quindi non lo so. Ciao a tutti. Ce l'ha fatta, piccolina. Uh-huh.
Ciao, Olga. Ciao, Angelina. Se la piccolina, ciao Gaia, ha finito. Ah sì, bella, ti giuro, io ero proprio giù, 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 giù. Stavo cercando foto vecchissime di mia, di quando era piccola, perché mia non ha un album. Essendo che era mia, non aveva un album, quindi le sue foto sono sparse tra tutti gli album dal 2008 a oggi. E avevo trovato tutte le foto di mia piccolina e stavo a mano salvando nella rubrica le foto per creare un album con tutta la storia di mia, che ero proprio a terra, a terra, a terra. Volevo farmi uno di quei bei pianti che già da ieri sera a mezzanotte che piango a tutta forza, mia, mia, mia. Però non ha voluto, già ho detto basta, basta. Ora devi pensare a me. Quindi niente. Alla fine ho interrotto la ricerca delle foto di mia. Che bella questa tana. A mezzogiorno io ho montato tutta la gabbia con le mollette, tutto questo piumone che io ho messo a recintare tutto, in modo che i gattini non gli escono, guardate. Lo dovrò cambiare. Sì, i piastrini. Bella mammina. Contenta, ora me ne posso andare, mammina? Quanto mi ha chiamato oggi. Voleva che stavo con lei. Ha detto oggi dovevo nascere e basta, oggi è stato. No, verso il 28, 27, 28. Forse pure con l'anno nuovo ho detto io nasceranno. No, 25. Natalini. Anche papà. Com'è concentrata la mammina. Sta lì in piedi, manco si corica, poverina. Stai dritta, amore, per fargli arrivare a tutte le tettine. Non ti puoi rilassare un pochino e ti appoggi? Ora ti ciucciano uguale, sai? Tutto il tempo che fa fusa. Il papà mi sa che abbiamo capito qual è papà. Ce l'hanno combinata sti gattini allattati artificialmente. Ci hanno fregato.
detto, lascia che li faccio a quest'ora, perché se li faccio di notte, di mattina quella è di là. Pomeriggio sta di là, faccio l'orario. Verso le 4 ho iniziato così. Mi può aiutare benissimo. Grazie, 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 rigatto matto gola. Non sei stanca, mammina, appoggiati. Che brava mammina, non ce l'ha avuta lei la mammina che l'abbiamo allattata, l'hanno buttata che aveva gli occhietti chiusi, però farà una brava mammina. Ciao Cristina, ciao Daniela, ciao Roberta, ciao a tutti, ciao Katia, chiostro c'è Marzia, Maria, Claudia Colli pure, Enrica, pure Enrica, Marzia, Novella. Giuseppina, Putorti, Ursula Povo. Stesso maniaco io di Rajah. Claudia Califano. La strada le ha partorito 5-2 nella mia pancia di notte, non ti dico. Sulla tua pancia ha partorito Catrina. Non ho potuto leggere tutto perché ora sto leggendo tutto. Comunque Klaus e Noël, tranne Noël, Klaus e Navid non ci sono, quindi ci potrebbero stare benissimo. Tocca il terzo, capire. Ah, Luca, hai scritto il mio buchi come sta? Scusami, ma non leggevo io i commenti. Non so se sei ancora in linea, ma sta bene. Ora devo andare di là, infatti, se la piccolina ci permette e mi possa sentare. Me ne posso andare, Giovina? Sembra tutto a posto. Grazie Monica. Ho fatto un paio di video stamattina di come lei piangeva che voleva che io stavo con lei, ma io dovevo pulire. Gli facevo, amore, non posso venire. Lei mi chiamava, vieni, vieni, veniva, arrivava fino a me, poi mi agolava e mi portava verso la porta di casa, che voleva che stavo con lei.
certo punto talmente a pianto che mi voleva, gli veniva pure da vomitare. Ho detto, che hai? Era proprio perché si stava trattenendo che mi voleva aspettare. Io dovevo pulire tutti i gatti di là, non potevo mollarla. Non potevo mollare proprio di là, tutto il casino che c'era stamattina. Poverina, lei sta pure lì in piedi per farli poppare, manco se è sdraiata. Ma quanto è brava sta mammina. Ti potresti pure appoggiare, già, sai, amore, senza che stai così lì in piedi. Già sarei stanca, amore, no? Non sei stanca, piccolina? Speriamo che non ce n'è un quarto. La vedo fare movimenti che non mi piacciono. Eh sì, si sta mettendo in posizione. Mi sa che c'è un quarto. Mi sa che c'è un quarto, vero amore? Eh? Amore? Sì? Sì? Uscita la placenta? È uscito qua, placenta, mare di placenta. Che fai, te la mangi, amore? Hai fatto un altro bimbino? Si vede un cazzo. Ne sta facendo un altro, ne sta facendo un altro. Ne sta facendo un altro. Dai, amore, dai. Sicuramente gli è caduto sangue sui gattini, perché vedo una balla di placenta là fuori e se li sta pulendo. Eh sì, mi sa che ci abbiamo il quarto, me ne posso andare. Si sta mangiando la placenta e contemporaneamente ne sta porturando un altro. Forza amore, forza tesorina, forza amore, è rimasta la testa dentro come prima. Spingi, spingi, eccolo qua che l'ho tirato, l'ho tirato, l'ho tirato, l'ho tirato. Puliamogli la bocca, puliamogli la bocca. Se no, ecco qua l'acquetta della placenta, se no gli va in faccia. Amore, devo uscirti la placenta. Ecco qua. Tutto involucrato. Puliamolo tutto. Respira, respira, amorino, respira, respira. Respira, amore, respira. Su, 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 su. Su, cicino, su, cicino. Mangia.
Che sei pure tu con la frangetta? Questo c'è la frangetta. C'è il cappellino con la frangetta, questo. Amore, gli dai due leccatine? Mi sto asciugando solo io. Sta mangiando questa placenta. Che nono questo! Questa è la frangetta come a Penny. Quattro, sì. Quattro ne ha fatte? Sì, questo è il quarto. Come tu tre? Io speravo tre. Tu sette, secondo me. Ma che vuoi sette? Ma finiscila. Ma è già dalle quattro che sono qua. Cioè, da mezzogiorno veramente che gli ho preparato tutta la gabbia. Che ho capito che qualcosa nell'aria c'era. Aspetta, prendiamo altra carta, amore. Aspetta, prendiamo altra carta. No, amore, ti asciugo. Ricco, mi devi portare una coperta pulita. Così la cambiamo subito questa dove stanno i piccolini. Bel nasino rosa. Ma che sei? Ma che buffo! Non è possibile. La frangetta, c'hai una macchietta sull'occhio. Ma mai visto i gattini con questi disegni? Amore, gli ho tolto un bel po' di umidità. Eccolo qua, eccolo qui. Non lo vuole. Sì, non lo vuole. Me lo prendo io ora. Non lo vuole. Sì, non lo vuole. E che è mio. Non lo vuole. Lei l'ha fatto, mica io. Il suo. Lo deve prendere, quello non vuole. Ce n'è uno ora che è tutto sporco perché gli ha proprio partorito di sopra. C'ha un sacco di sangue. Ah, piccolino. Poi puliamo tutto. Quindi quattro nomi servono. Quattro nomi. Ora dovresti aver finito, ti prego. Basta. Ecco, lavati l'ultimo. Con la frangetta, ne hai fatti tutti inadottabili. Tutti inadottabili, così restano tutti qua, vero? Chi lo vuole un gattino bianco e nero? Nessuno, i bianchi e neri non li vuole nessuno.
Quelli più difficili da adottare, quelli che mi richiedono. Quale colore poteva fare? Bianco e nero. Non è possibile. Le uniche richieste che arriveranno sono per quello tutto nero, che non sappiamo ancora né se è maschio né se è femmina. Magari riusciremo a darli in coppia con un bianco e nero, una nero, ma gli altri due bianchi e neri resteranno qua sicuro al 100% come sono rimasti tutti gli altri bianchi e neri. Dare un bianco e nero è una vincita al Super Enalotto, riuscire a fidare un bianco e nero. Giustamente. Ma noi non ci arrenderemo. Faremo poste per cercargli casa. Sono i più difficili da far adottare, Maria, i bianchi e neri. Proprio i più difficili in assoluto. Sì che ci sono periodi che è difficile far adottare pure i rossi, diciamo a luglio e agosto, un rosso ti resta. In quei periodi che cuccioli se ne trovano dovunque. Sei venuto? Sei niente tu? Eh? Periodo di, ovviamente, luglio, giugno, luglio, agosto, che i cuccioli è pieno dappertutto, manco i rossi si riesce a far adottare. Bianchi e neri non ne parliamo. Non ne parliamo. Gira e volta. Vado, vado, la nerina, la nerina, la nerina grida. Ciao Angela, ciao Noemi. Chi altro c'è? Non mi dice tutti i nomi, purtroppo. Leggo solo l'ultimo nome che vedo. E comunque, ciao a tutti. Ora sto leggendo che non sto più manipolando a loro. Ora mi lavo le mani. Penso, mammina, che te la riesci a cavare, grazie, salviato, Maria, Sabrina. Non sapete che ansia. Mamma mia, io dovevo fare la pipì da prima che lei partorisse. È passata. Sì, ora il Totonomi ci vuole, il Totonomi. Totonomi, ora vado e gli prendo una bella copertina asciutta, pulita, che questa sarà tutta bagnata. Vero, mammina? Eh? Che c'è? Vieni qua. Che c'è? Sei preoccupato? Klaus, Jenny c'è. Klaus no, non c'è e va benissimo. Jenny già c'è. Ricordatevi che abbiamo 200 e passa nomi qua che non devono essere uguali. David va bene pure, perché non c'è per ora David, c'è stato negli anni passati, ma per ora non c'è. Sì, è stata veramente bravissima.
Dodi. Dodi, non so che nome sia riferito col Natale. Stavamo cercando tipo Klaus. Arcangelo Gabriele, lasciamolo stare perché qua a quanto pare non è stato lui. Nicolas, già, ecco, ci arriviamo di più. Nicolas ci sta benissimo. Quindi Klaus, Nicolas, David. Tocca vedere poi i nomi e i sessi. Tocca vedere i sessi, perché ancora noi stiamo facendo i discorsi. Poi se sono tutte femmine, quattro femmine, metti caso. Già, è difficile farli adottare. Se sono poi tutte femmine è ancora più difficile. Ah, ecco, se li sta pulendo tutti, lei. Sono microscopici. Quanto un dito sono? Ciao Paola, sì, è troppo pulita questa mamma, pulisce l'oro, pulisce le coperte, pulisce tutto. L'hai vista mentre partoriva, si preoccupava di leccare la coperta che si era sporcata di sangue. Ciao Alessandro, una mammina pulita. Nati, Nati è bello, luce, stella e cometa, belli, se io ne ho allattato, bellissimi questi nomi, Giuseppina, stella è l'unica che c'è però, stella c'è di là, Nati no, luce nemmeno, luce c'è stata che era sua sorella che è stata adottata, e cometa mai stato. Allattato un micio che aveva 8 ore di vita, bravissima Maria. Auguri anche a te, Paolina. Pure a me mi vuoi pulire, amore. Brava, Pierrot era bravissima. Non mi veniva questo nome. Infatti...